Tu cosa hai fatto? Hai fatto questo e sei partito qua. Quando tu devi fare questo e partire lì, lui te la mette sopra e tu sei in porta, perché... e poi ce l'hai su di te. No, no, no. No, li rivediamo. In mezzo al campo lui, avendo fatto l'attaccante, cerca di darti più consigli possibile per poterti aiutare, no? E questo ti aiuta, ti fa piacere, che impari cose nuove anche che magari non fanno parte delle tue caratteristiche tecniche, però sono importanti. Tu vicino, proprio inizia da vicino, nel momento che io salto per andare a spizzicare la palla, devi partire, sperando che la palla arrivi. E l'altra sera, tre volte, è arrivata la palla, ci era spizzicato e eravamo tutti e due larghi. 2-0. Immobile, di testa, spizza il pallone, non trova compagni, riparte la Svizzera. Una gamba come la tua questi lavori non li sente neanche. Io non ho mai visto andare più forte di così. Anche troppo, per rallenta un po'. Sto andando meglio e sicuramente mi dispiace stare fuori, però sono felice che la squadra sta andando bene. Mi sto emozionando come tutti gli italiani guardando le partite e sono anche felice per me stesso, perché all'inizio pensavo anche di non poter disputare questo europeo, invece piano piano è andata sempre in crescendo e adesso sono quasi vicino al rientro. Emerson, Virginia, Marco, Pes, Federico, Verna e Gatto. Quando andiamo a crossare non facciamo cross alti, okay? O forti sul primo palo o forti tra portiere e linea difensiva. Parte Verratti. Pallone basso, la deviazione, il vantaggio dell'Italia! Pessina! Pessina per 1-0! Però era una cosa che volevamo fare per i nostri tifosi che non hanno avuto la possibilità per assistere alla partita allo stadio. E ci tenevamo a fare questa canzone tutti insieme fuori dal Bergo per far capire quanto ci teniamo tutti insieme a questa maglia e a questa competizione. No, io sono uno che gli piace scherzare con il gruppo, mettiamo sempre musica e a volte, cioè io metto spesso musica napoletana, dico la verità, ascolto spesso musica napoletana. La canzone napoletana, le prime volte che la sentivamo, io e Loca, diciamo, dove siamo finiti? Chi è che sta mettendo queste canzoni? Poi in realtà adesso siamo i primi a dire di voler sentire quella canzone tutte le volte in pullman. La mettiamo sempre il giorno prima della partita, anche in palestra, dappertutto. Ormai è parte di noi, è iniziata come un po' una presa in giro e in realtà adesso ci divertiamo a sentirla quando parte il ritornello, spacchiamo tutti i vetri del pullman, poverino l'autista, è bello, divertente, ora questo serve a creare il gruppo. Vai! No, però noi becchiamo l'asse sicuro. Sì, pure a me, dico l'Ucraina. Vengono tutti rossi, abbiamo incontrato. Turchi rossi. Svizzera, ragazzi. Il Belgio. Belgio, pure il rosso. Se passi il Belgio e il rosso. E poi semifinali Polonia. Quando vedete rosso. Pomidori.
partite, 9 punti, 7 gol fatti, 0 subiti. Gli azzurri hanno superato brillantemente la fase a gironi, ma da questo momento in poi no hay mañana. Non ci sarà un domani, solo partite, da dentro o fuori. Gallo, calma. Ok ragazzi, ci siamo. Dico. Una cosa importante, ricordatevi che le loro cose migliori le fanno quando perdono palla e la recuperano altri. Quindi facciamo attenzione, la stessa cosa sui calci piazzati, mettono una palla, la recuperano, lì diventa pericoloso. E se loro tengono la difesa qui, una palla giocata come quella che volete giocata da Amsterdam o a Sofia, così possiamo andare in porta. Ok? Spinazzola, viene incontro Pessina, il pallone allargato per Chiesa che è in posizione regolare, controllo di testa, ancora Chiesa, gol sinistro, sì. Chiesa, il vantaggio dell'Italia, ha segnato sì. Chiesa, 1-0, sì. Tempi supplementari, Italia in vantaggio. Bene, tanta sofferenza, però sono le cose più belle, ma adesso mi manca la voce, tutto, non dormirò per 24 ore. Chiamo. Oh cavallo. Vai su che mo inizia il bello, va. Fermati qua, chi lo prende? La rivedo sempre, ogni partita che gioco, subito dopo riguardarla, vedere cosa si può migliorare personalmente e anche della squadra, sai? Ieri è stata una partita di alta intensità, altissima intensità, tanto fisica, magari abbiamo sbagliato qualcosa nel come fare le pressioni, abbiamo lasciato un po' di spazio tra le linee, e a volte il campo si è aperto un po' troppo, ma alla fine credo che la vittoria sia stata meritata. Con l'Austria abbiamo fatto un gran primo tempo e per la prima volta in questo europeo ci siamo trovati in una condizione dove non riuscivamo a sbloccare la partita. Questo è stato un fattore che ha innervosito un po' tutti, perché comincia a subentrarti psicologicamente una certa paura che dici: se non arriva questa volta. Liner va a cercare Alaba, il colpo di testa di Alaba, Arnautovic fuori gioco, si salva l'Italia. La tensione aumenta, supplementari, i due gol che sono stati una liberazione, il gol loro che è stato quasi, c'è ancora da soffrire. Quindi è stata veramente la prima partita dopo tanto tempo con una sofferenza nei 90 minuti più supplementari molto forte. Ho visto giocatori d'Italia, non sapevo che era Pessina, ho cercato di passare a quella punta. Non mai che il PES è sempre lì in agguato. Se ripenso a me sul campo in quel momento non ho un ricordo lucidissimo. Cioè quei 5 secondi non capisci niente, poi realizzi, inizi a capire da quel momento cosa hai fatto. Quindi da quel momento lì ho dei ricordi. Ma sul campo quando la palla entra proprio zero, ero in trance. La partita più dura dopo il gruppo, perché era la prima partita a eliminazione diretta e quindi uno ci deve fare un attimo l'abitudine. La prima è sempre la più difficile, poi sapevamo che l'Austria era una delle squadre migliori a livello fisico dell'europeo. Beh, penso che me lo porterò sempre dentro di me per tutta la mia carriera, per tutta la mia vita, perché è stato il primo gol che ha sancito, no, questo record della prima coppia padre-figlio a segnare un europeo.
No, l'abbraccio con Roberto è venuto spontaneo. Insomma, eravamo a Wembley, una partita sofferta e era un po' che non ci abbracciavamo con quella violenza e quella determinazione e quella intensità. Quindi è stato un abbraccio molto bello. È stato un abbraccio che poi comprendeva tutti quanti noi. Gallo, sì. Sono te, Belgio o Portogallo? Portogallo. Basta! Belgio Portogallo. È uguale. Mi sembrano 9-10. Mi sembrano tutti dietro però. No, Marco? Pure Belgio. Pure Belgio? No, tutti dietro. Però il Belgio ad esempio puoi trovare sbilanciato quando pure fanno con che palla con la tua per ripartire. Che prevedi? Invece, come si chiama? Portogallo, palla addosso, tutti i giocatori tecnici. Guarda chi ti ho portato. Ciao telecamera. Ciao. Stiamo bene tra di noi, quindi questo aiuta un po' a sentire meno la mancanza delle famiglie e a poterci divertire anche con la play o qualche scherzo di Insigne. E perché può? Io adesso vi giuro sto camminando sempre con attenzione, non posso camminare magari guardando un telefono o fare una telefonata perché lui a un certo punto se ne va, poi lui è piccolo, si nasconde ovunque. Ma poi io sono uno che si spaventa facilmente, ma infatti io ho detto un giorno di questi mi fa pigliare un coccolone perché veramente mi fa venire i brividi dalla paura.